E dulcis in fundo, quello che vi ho già accennato prima, la famosa norma della direttiva copyright che tutti avevano salutato come liberatoria, perché hanno detto: ah, finalmente ci siamo liberati dell'articolo 107-108 codice dei beni culturali, perché leggendo l'articolo 14 della nuova direttiva copyright, tutti hanno detto: beh, scritta per come è scritta, sarà obbligato, no, il nostro legislatore a mettere le mani anche sull'articolo 107-108. Dice, vedete, gli stati membri, perché allora le direttive sono rivolte agli stati membri dell'Unione Europea. Quindi gli stati membri provvedono a che alla scadenza della durata di protezione di un'opera dell'arte visiva, quindi quadri, sculture, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. Cioè, le mere riproduzioni di un quadro, di una scultura, quindi riproduzioni fedeli, potremmo dire, riproduzioni in cui il fotografo non aggiunge una sua attività creativa, l'abbiamo già spiegato prima. Se io prendo una scultura e la metto in un certo contesto, le luci in un certo modo e ci metto del mio, può essere una foto creativa, quindi esce da quest'ambito. Ma tutte le foto di mera riproduzione, quindi bidimensionali, e asettiche, ecco, potremmo dire, usare questo, e fredde, e asettiche, in cui l'autore scusate, il fotografo non è un autore, ma è un semplice riproduttore, non dovrebbero avere un ulteriore diritto. Cioè il fotografo quindi non ha più neanche il diritto che abbiamo visto nell'articolo 87, nella definizione dell'articolo 87. Quindi un fotografo che fa di lavoro, va a fare le foto nei musei, viene pagato per le sue ore di lavoro, ma poi non deve fare una cessione del diritto, perché l'articolo 14 ha escluso questa possibilità. E nota, vedete qua sotto, dicevo, nonostante questo articolo, il legislatore italiano nel recepire la direttiva non ha voluto modificare le norme del codice dei beni culturali, cioè ha inserito all'interno della legge sul diritto d'autore un articolo che non fa altro che copia e incollare, cioè se lo leggete sembra la parafrasi. Neanche parafrasi, proprio la riproduzione pedissequa delle parole del legislatore europeo, e poi alla fine aggiunge un punto qua e dice: restano ferme le norme del codice dei beni culturali. Tutti siamo rimasti pietrificati da sta cosa. Detto, ma come? Ma quindi questa è stata una scelta chiaramente politica. E secondo me è ancora da digerire, cioè secondo me devono ancora capire bene che cosa hanno fatto, e secondo me ci sarà qualcuno che prima o poi solleva la questione di fronte a un giudice e cerca di forzare la mano. Aggiungendo nelle direttive, non so se avete dimestichezza, oltre agli articoli ci sono i considerando, cioè i considerando sono un po' da intendere come delle note esplicative, no, degli articoli della direttiva. Il considerando numero 53 è il considerando che spiega il senso dell'articolo 14 della direttiva. Insomma, anche qua mi sembra molto chiaro il volere del legislatore europeo, cioè molto chiara l'intenzione, quindi non è che ci sia molto da interpretare. Allora, la scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel pubblico dominio e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Quindi, insomma, parte da un concetto di base che abbiamo già detto: quando un'opera cade in pubblico dominio, è in pubblico dominio, punto, cioè scade il diritto d'autore. E dice: nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione, l'accesso al patrimonio culturale. Ok, qui c'è una parentesi che probabilmente mi è partita. E quindi nel settore delle arti visive è giusto, cioè dice, è cosa buona che le opere in pubblico dominio vengano diffuse, perché questo promuove, favorisce l'accesso alla cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, che è quello in cui siamo ormai immersi da capo a piedi costantemente e giornalmente, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore sulle opere.
Cioè, se io continuo a mettere un diritto d'autore sulle riproduzioni, va a finire che questo diritto d'autore non finisce mai. Perché io continuo a rifotografare, no? Quando finiscono i 70 anni, allora chiamo un altro fotografo e lo faccio rifotografare e via dicendo, alla fine è un po', passatemi, insomma, un parallelismo un po' forzato, ma che vi rende l'idea, è un po' come quando vengono fatti i remaster dei Pink Floyd, dei Queen, no? Ogni tanto arrivano i remaster delle Zeppelin, che sono a volte delle operazioni commerciali, cioè il remaster dovrebbe servire a dare insomma, a far suonare meglio, a ripulire le tracce, ma in realtà è un modo a volte per allungare la tutela, perché nel momento in cui io faccio il remaster, il diritto del produttore discografico riparte dalla data della rimasterizzazione e quindi sto dando nuova vita della roba che è stata registrata nel 75 magari. Ok? E anche quello sarebbe molto discutibile, però lì è un altro mondo quello discografico, qua di fatto però si ottiene lo stesso risultato, cioè se io continuo a fotografare opere che sono cadute in pubblico dominio, aggiungo uno strato di diritti che è incompatibile con il concetto di pubblico dominio. Ok, quindi inoltre le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione dei tagli e riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di pubblico dominio. Caspita, qua il legislatore europeo l'ha detta proprio chiara. Allora, le direttive europee servono per uniformare le regole dei vari stati membri dell'Unione Europea. Se nell'Unione Europea ci sono stati che hanno delle regole troppo diverse, va a finire che poi, quando le opere devono essere utilizzate in altri paesi, si crea incertezza. E nell'incertezza abbiamo visto chi vince. Nell'incertezza vince il titolare dei diritti, non l'utilizzatore. L'utilizzatore nell'incertezza si deve astenere, a volte perché, ripeto, non ha le risorse per affrontare una lite giudiziale, non vuole complicazioni, quindi si astiene. E questo fa male alla diffusione della conoscenza e alla promozione del patrimonio culturale. Questo sta dicendo il legislatore. E guarda caso, indovinate su 27 paesi dell'Unione Europea chi è quello che ha le regole diverse. No, quindi l'Italia e altri pochi, però diciamo dei grandi paesi è quella che si distingue. E voi direte, grazie, grazie, siamo anche quelli che hanno il patrimonio più prezioso. È vero. Cioè, è ovvio che questa norma che noi abbiamo e che io sto commentando ormai da ore, l'articolo 107 e 108, sono figlie di esigenze di tutela che noi abbiamo e che un ungherese magari percepisce meno, no? Un portoghese percepisce meno. È vero, ok, però il legislatore europeo dice. Questa incertezza, questa differenza tra norme e crea incertezza e quindi mi va contro lo scopo fondamentale di questa direttiva, che era proprio quello di creare uno standard di regole nuove per il copyright digitale che funzioni per tutta l'Unione Europea e che incentivi anche la circolazione transfrontaliera delle opere. Alcune riproduzioni di opere dell'arte visiva di pubblico dominio non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò comunque non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni come ad esempio le cartoline. Vabbè, ecco, questo gran finale del Considerando 53, me lo sarei risparmiato perché sembra andare in controtendenza a quello che dice prima, come se le cartoline fossero tutto questo problema che, la vendita di cartoline fuori dei musei sostenesse l'economia dei paesi membri dell'Unione Europea, non lo so, però okay, hanno voluto lasciare questo spiraglio, dire ok, va bene pubblico dominio, però lasciamo questa possibilità. Io me la sarei risparmiata tranquillamente quell'ultima frasetta lì. Però mi sembra che fino a quella frase il resto del Considerando 53 è così chiaro e cristallino che io ancora oggi, ormai passati 2 mesi dall'approvazione del decreto, non riesco a comprendere come il legislatore italiano, il governo, e in questo caso un ministero specifico, abbia voluto andare a tirar dritto così e ignorare la situazione e il dettato della direttiva europea. Ripeto, secondo me è una storia che non è ancora finita e che avrà motivo di chiarirsi nelle prossime, boh, prossimi mesi, forse, prossimi anni, non lo so.